A Valle Senzana di Ascoli Piceno, da anni i cittadini lamentano la pericolosità di quel tratto di strada, delimitato da una semplice rete di plastica rossa. E allora, le nostre telecamere sono tornate nuovamente sulla strada che conduce a Valle Senzana, a pochi chilometri da Ascoli Piceno, perché da diversi anni i cittadini lamentano la pericolosità di quel tratto di strada che è delimitato da una semplice rete di plastica rossa. Come sempre se ne occupa Bernardino Comandini. Guardate. Di nuovo sulla strada che va verso Valle Senzana e con le immagini faremo vedere proprio questo tratto di strada pericolosissimo, in piena curva, la plastichetta rossa, come diciamo sempre noi nei nostri servizi, ci perseguita la plastichetta rossa. Ovunque andiamo troviamo, o non la pagano, o è gratis, ne lo so, ovunque andiamo abbiamo la plastichetta rossa. Qui parliamo di 200-300 metri, saranno 300 metri di plastichetta rossa. Il guardrail che sta sprofondando verso la scarpata sta cascando giù, pericolosissimo, qui è profondo, saranno 150-200 metri, se una macchina casca giù secondo me il morto qui ci scappa sicuramente. Perché non si mette a posto questa strada? Qui c'è un muro di cemento, c'è stato fatto un muro di cemento e c'è stato messo il guardrail sopra. Il muro di cemento qui non c'è più, perché? Perché è sprofondato sotto. La strada si restringe pericolosamente, io mi immagino qui quando passano due furgoni di notte o passano scuolabus e si incontrano con una macchina, qualcuno si dovrà fermare, ma se non si ferma all'inizio, qui in mezzo non si potrà fermare, quindi una macchina deve fare 200 metri di retromarcia. Immaginiamo un camion, un bilico a fare 200 metri di retromarcia, cioè ci sembra una cosa veramente dell'altro mondo, guarda, una cosa... Io sto passando dietro adesso per verificare la pericolosità, dico, beh, saranno 200 metri, 150 metri di sprofondo, se una macchina di notte va a finire sotto, se il Gino si sposta dove sono io riesce a vedere meglio, guardate voi che cosa c'è sotto, se una misera plastichetta con un baletto di ferro può fare da sicurezza per un pezzo di strada così frequentato. Ci sembra una cosa veramente impossibile. In questo momento, guardate, proprio in questo momento si stanno incontrando due macchine, non riescono nemmeno a passare, lo facciamo passare noi, facciamo fare manovra. La cosa è veramente, guardate, che cosa devono fare. Se si incontrano due macchine, si devono fermare in senso alternato. E che dire, ci lasciano le immagini senza parole, guardate. E oggi è domenica mattina, figuriamoci quando il giorno è lavorativo, quello che può succedere su questo tratto di strada. Pericolosissimo, quindi è una manovra pericolosissima. Immaginiamo, come abbiamo detto prima, un pullman, un autotreno, due furgoni, un'ambulanza, i vigili del fuoco, che ne so, boh, mettiamoceli tutti. Come fanno? Uno si deve fermare, chi si ferma si devono mettere d'accordo. Se non voglio andare a sbatto o andare giù sotto la scarpatella, bisogna che uno si ferma. Da Valle Senzana per il momento è tutto, ma solo per il momento. Noi torneremo qui a controllare se qualcuno viene a fare i lavori. Rinnoviamo sempre l'appello al dottor De Erasmo, che si occupi di questa faccenda, perché la cosa qui è grave e lo comunichiamo a lui in prima persona. È una cosa veramente vergognosa che una provincia, la provincia di Ascoli Piceno, si possa permettere di avere delle strade in queste condizioni. Non ci sembra veramente il caso. Quindi rinnoviamo di nuovo, lo faccio personalmente, un appello accorato al dirigente di Erasmo, presidente della provincia di Erasmo, ci sembra il caso che mettiamo a posto questa strada, spendiamo qualche soldino dei contribuenti e mettiamo a posto la strada, la mettiamo in sicurezza perlomeno, perché quello che abbiamo fatto appena vedere non è sicurezza. Da Valle Senzana
per il momento, ma solo per il momento, da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini è tutto. Il numero in Nuove Impressioni è a vostra disposizione per qualunque cosa voi vogliate comunicare. Noi siamo ben lieti di ascoltarvi. Ascoli Piceno, Terzo Mondo.